guardate la pizza che bella! Un applauso per Saro! Adesso la prossima come la facciamo, Saro? Pomodoro, prosciutto e mozzarella. Vi piace pomodoro, prosciutto e mozzarella? Sì! Allora, approvata! Non toccate! Ecco qua, che lo spandiamo per bene, ce ne mettiamo tanto, eh! Ossia mozzarella! Siamo il prosciutto! E tu chi sei? Come ti chiami? Per gli amici, mi chiamo Carmelo. Carmelo? E chi sei tra amici? Ma perché non fai il giro su il campanello e entri dalla porta come tutti quanti? Non vuoi venire a fare le pizze con noi? Silenzio, che vi sembra una cosa da ridere questa? Guardi, la coinnalura che ha visto per c'è. Sì, avanti, questa qua come la facciamo? Claudia, come la facciamo questa? Prosciutto e mozzarella! Le alici non ce le volete? No. Sì! Aspettate un attimo, Saro, vai davanti a te, vado a vedere che è successo. Vieni con me tu. Aspettiamo Don Pino. Hai finito? Quando è finito faccelo sapere, così ti possiamo dare il benvenuto. Come l'hai aperto? Con quello? Per venire al centro il ferretto non ti serve. La porta è aperta. Quando vuoi venire vieni, hai capito? Sì, ho capito. Andiamo, vieni. Scusate se vi disturbo, sono il vostro nuovo insegnante di religione. Qualcuno mi sa dire che cosa ho fatto? Il professore ha scassato la scatola questa. Giusto. Avete mai letto il manifesto? No. Lo facciamo oggi. Allora, chi comincia? Oh, non abbiate paura, non sono qui per fare politica. Vabbè, leggi tu. Il titolo di prima pagina. Migliaia di licenziamenti allo stabilimento di Termini Merese. Adesso leggi tu il titolo di quest'altro giornale. Il piano di Termini Merese per modernizzarsi. Il piano di Termini Merese per modernizzarsi. C'è una certa differenza. Questo soprattutto per gli operai. Giusto. Ecco, ma noi, come facciamo a sapere dove sta la verità? La verità non viene dai giornali. Viene dal nostro modo di pensare. Come ti chiami? Rosario. Rosario, bella riflessione, bravo. Pensare tutti con la propria testa. E proprio questo è il lavoro che io voglio fare con voi, eh? Abituarsi a pensare con la propria testa. Dire di sì se pensiamo che sia giusto dire di sì, dire di no se pensiamo che sia giusto dire di no. Insomma, non aver paura di rompere le scatole. Vi va? Sì, sì. Sicuro? Sì. Bene, allora. Dai. Oh, anche i miei studenti! Venite, bambini, venite.